andiamo un po' avanti in geometria e vediamo le isometrie. Le isometrie sono trasformazioni geometriche che conservano o mantengono le distanze o in generale le misure. Iso, la stessa, metro, misura. Okay. Quando, per esempio, prendo una figura, un cubo sul testo e la sposto, faccio una trasformazione, cioè ho un'immagine di partenza e un'immagine di arrivo. Questa è una trasformazione, è una relazione tra punti del piano. Immaginate di avere un punto A nel piano e di applicargli quella che si chiama una trasformazione, cioè letteralmente a questo punto associate un altro punto mediante una trasformazione, mi chiamo con la lettera tau, che è quella che l'anno scorso quando abbiamo studiato gli insiemi è un esempio di relazione o applicazione o meno con una funzione. In generale le trasformazioni geometriche associano a punti del piano altri punti del piano. Si chiamano trasformazioni geometriche se sono biunivoche, cioè punti diversi vanno a finire in punti diversi e viceversa. Ad ogni punto è associato uno e un solo punto e viceversa. Ok? Cioè non avrò mai due punti distinti che vanno a finire nello stesso punto. D'accordo? La trasformazione si chiama isometria se conserva le misure, meglio ancora nel suo caso le distanze, cioè se ho la trasformazione tau che manda A in A' e B in B', allora la chiamo isometria se il segmento AB è lungo come A' di B'. Ok? Mi spiego meglio. Supponete di prendere un segmento A, B. Tipo, qualcuno ha un righello forse? Perfetto. Supponete che il righello rappresenti il segmento, quindi questo è il punto A, questo è il punto B. Anzi, facciamo così. Questo è AB. Lo sposto. Questo è A'B'. Adesso la lunghezza di AB e di A'B' sono la stessa. È lo stesso righello che si sposta. Le sue dimensioni rimangono inalterate.
Questo è un esempio di isometria, perché le misure di questo segmento, che è stato trasformato in quest'altro, sono mantenute le stesse. Gli strumenti si corrispondono per trasformazione geometrica e di fatto la distanza tra gli estremi del primo segmento e la distanza tra i punti corrispondenti sono la stessa. Se questo succede, la trasformazione che ho fatto si chiama isometria o anche congruenza. La lunghezza, la distanza, la misura del segmento non cambia. Ok? Quindi le isometrie sono un caso particolare di trasformazione geometrica, perché non è detto che succeda sempre così. Quando vado al cinema, l'immagine proiettata non è isometrica a quella di partenza. Il proiettore ha un fotogramma che è grande tanto così, grosso modo. E questo viene proiettato sullo schermo, di taglio, quindi quello che sulla pellicola è grande, che ne so, un millimetro, potrebbe essere grande un metro. Questa non è un'isometria, perché le dimensioni tra punti corrispondenti non sono le stesse. Sullo schermo, guai se no, sono molto più grandi. È comunque una trasformazione geometrica, perché ad ogni punto sulla pellicola corrisponde uno e un solo punto sullo schermo e viceversa. Quello che fa questa, la proiezione, mantiene le stesse forme, cioè sono gli stessi rapporti. Se due punti hanno una distanza che tra la pellicola e lo schermo, ad esempio, decuplica, lo stesso rapporto vale per tutte le altre coppie di punti, perché altrimenti la pellicola, l'immagine sarebbe deformata. E voi vi farete restituire i soldi dei biglietti, il biglietto è un film orrendo, l'immagine non è buona. Okay? Quel tipo di trasformazione non è una trasformazione geometrica, ma non è un'isometria, si chiama similitudine. Le figure hanno la stessa forma. D'accordo? Non mi è molto chiaro una cosa. Dimmi. L'isometria vale anche tipo per cose come ad esempio i perimetri, cioè due perimetri possono essere isometrici o vale? Certo, tutto ciò che si basa sulle misure di qualsiasi tipo, lunghezze, angoli, aree, perimetri, tutto quello che vuoi, se si mantengono dello stesso valore, allora è un'isometria. È tutto bene. Buona domanda, tutto chiaro? Le isometrie sono una categoria di trasformazioni. Guarda, è un insieme. All'interno di queste contiamo le simmetrie rispetto a una retta, simmetria assiale, la simmetria rispetto a un punto o centrale, la rotazione e la traslazione. Queste sono le isometrie fondamentali. Qualunque altra isometria è una combinazione di queste. In realtà di queste fondamentali ce ne sono, ma sono problemi più alti. Certo, io prendo il righello, lo sposto e lo ruoto, combino due isometrie, d'accordo? Oppure ne faccio la simmetria. Una volta quando ci facevano le fotografie c'era il negativo, tu lo giravi e avevi la simmetria rispetto all'asse.
Per un attimo vediamo in dettaglio questo. Cominciamo con la più semplice di tutte. La simmetria assiale è una trasformazione geometrica, è definita in questo modo. Si indica con la lettera greca sigma, perdonate la mia grafia che sicuramente lascia molto a desiderare, sigma e in piccolo scritto c'è una A. A è l'asse rispetto al quale faccio l'isometria. La simmetria assiale indicata dal simbolo sigma con A manda il punto P nel punto P', un punto P generico del piano, in modo tale che se questa è la retta A, l'asse di simmetria, e questo è il punto P, okay, la definizione di simmetria deve dirti come trovi P'. P va a finire in P', in modo tale che il segmento P'. Ha la retta A come asse, cioè PP' è perpendicolare alla retta A e la interseca nel suo punto medio. Chiamiamo M il punto in cui A interseca PP'. Allora PM è lungo come MP'. L'ho appena fatto, ma adesso te l'ho dato, ci sarà più chiaro, posso supporre di pazienza. Vi ripeto e poi ve lo mostro dal libro. La simmetria assiale rispetto all'asse A è la trasformazione che manda un punto P in un altro punto P', in modo tale che il segmento PP', okay, abbia la retta A come asse del segmento, cioè PP' è perpendicolare alla retta e la interseca nel suo punto medio. Sono sicuro che questo ti aiuterà. Prendiamo una retta per due punti e questo è il nostro asse, ok? E prendiamo un altro punto, mettiamo, questo chiamiamolo P, P. Adesso facciamo la simmetria assiale di P rispetto ad A, alla retta A. Indoviniamola. La retta A piccola. D'accordo? Simmetria assiale del punto P rispetto alla retta A. Non me l'ha fatta. Scusate. Non lo vuole fare. Simmetria assiale del punto P
P per simmetria assiale va in F'. Ok? Quindi il segmento, poi posso spostare la retta, e ovviamente si sposta anche il simmetrico. Dove la vedo la simmetria assiale in tutti i giorni? Faccio la simmetria assiale ogni mattina. Vedete l'immagine? Si deve vederla. Io vorrei spostarla, vediamo se ce la faccio. E vorrei anche rimpicciolirla. Non ce la faccio. No. Non fa niente. Proprietà. Ce la facciamo. No. Ok, non fa niente. La metto qua, prendiamo un'altra retta e facciamo la simmetria assiale, speriamo che la volta vada dritta. Un po'. Sì, non ha funzionato neanche questo. Un secondo. Decisamente è un problema. Vediamo dove abbiamo messo la retta, non c'è più. La rifacciamo. E facciamo la simmetria della figura rispetto alla retta che ovviamente non me la fa. Col mouse. No. Come non vedo? Questa versione un po' decisamente non fa quello che si chiede di fare. Qualsiasi figura che io prenda, faccio la simmetria assiale rispetto all'asse, è come se la mettessi davanti allo specchio, quindi ottengo una figura che tra virgolette è capovolta, scambio destra e sinistra, ma le dimensioni sono le stesse. D'accordo? Questo andiamo a dimostrare, il fatto che la simmetria assiale sia un'isometria è un teorema. È tutto chiaro? Quindi, morale della favola, per figurarvi la simmetria assiale immaginate di mettere qualcosa davanti allo specchio. Ok? Ipotesi, se la simmetria rispetto ad A manda A in A' e B in B', tesi, allora AB è congruente ad A'B'. Cioè la simmetria assiale è un'isometria, stante la sua definizione. Prendiamo l'asse A e prendiamo due punti A e B.
stessa entità dalla stessa parte dell'asse, ma non è necessario. Faccio il simmetrico di A. La prima è il simmetrico di B. Il primo, voglio dimostrare che AB è lungo come A' di primo. Ok? Questa è la tesi. Per farlo chiamiamo per esempio M il punto in cui A' interseca l'asse e N il punto in cui B' interseca l'asse. Ok? Allora, per definizione, BN è lungo come NB'. Perché la simmetria assiale è tale che BB' ha la retta A come asse di simmetria, se questo segmento è lungo come questo, N è il punto medio. E inoltre AM è lungo come MA', anche questo segmento è lungo come questo. Ok? Congiungo A con N e A' con N. E confronto i triangoli AMN e A'MN. I due sono congruenti. Per quale ragione? Sono due triangoli rettangoli. L'angolo in M è retto, perché A è asse di simmetria. MN appartiene ad entrambi, è un lato in comune. E hanno, quindi, hanno due triangoli rettangoli che hanno un cateto in comune, l'altro cateto è congruente per ipotesi, l'angolo è retto per il primo criterio di congruenza, due angoli e l'angolo da destra compreso come congruente, i due triangoli sono congruenti. Perché sono due triangoli rettangoli, ripeto, che hanno due cateti congruenti. Quindi anche il segmento AN è congruente a N A', anche questo è congruente a questo, le due ipotenuse sono congruenti. Ok? Detto questo, confronto i triangoli A, B, N e A', B', N. A, B, N e A'B'N. Questi triangoli sono congruenti per quale ragione? Beh, hanno questo segmento lungo come questo segmento lungo come questo, abbiamo appena dimostrato, e inoltre questo angolo è grande come questo. Perché? Perché no, non sono opposti al vertice, no. Perché l'angolo in N e l'angolo in N rispetto al segmento BB sono entrambi retti. Okay. I due triangoli AMN e A'MN sono congruenti, quindi questo angolo è congruente a questo, e i due angoli BNA e B'NA' sono complementari di due angoli congruenti. Tutto l'angolo in N, tutto l'angolo dall'altra parte in N sono retti, ma queste due parti in verde sono congruenti perché sono questi triangoli. Se a due angoli retti tolgo due angoli della stessa ampiezza, quello che mi resta sono due angoli della stessa ampiezza. Quindi, di nuovo, primo criterio di congruenza, il triangolo BNA e il triangolo B'NA' sono congruenti. Ok? Quindi questi due angoli, questi angoli, pardon, sono congruenti. Riscrivo il perché. Perché BN è congruente a B'N, per ipotesi. AN è congruente a N A', l'abbiamo appena dimostrato. E l'angolo BNA
è congruente all'angolo di primo n a primo, perché complementari di angoli congruenti, che sono a nm, che è congruente a a primo nm. Siccome il triangolo ANB è congruente a B' NA, allora anche il lato AB' è congruente al lato AB, e la tesi è dimostrata. Il fatto che ABN è congruente al triangolo A'B'N implica che AB è congruente ad A'B'. Qualunque sia la B. Quindi la simmetria assiale è unidimensionale. Non è chiaro. Dai, lo ripeto. Prego. Certo. Questa. Si legge questo sito qua sotto, io non ho la calligrafia. L'angolo BNA è congruente a B' NA' perché sono complementari di angoli congruenti. I due angoli congruenti sono ANM e A' NM. Scusa, puoi scrivere solo un momento del primissimo passaggio? Quale? Da qua? Da qua? Sì, dalla parentesi grafica. Andiamo sulla figura. Abbiamo dimostrato che il triangolo AMN, questo qui, è congruente a NM'. Questo, i due piccolini sono congruenti. Quindi questo lato è lungo come questo. Adesso confronto ABN, cioè questa fetta, con A'BNN, questa fetta. I due triangoli sono congruenti perché hanno BN lungo come N di primo per ipotesi. AN lungo come A'N perché l'ho appena dimostrato. L'angolo BNA e l'angolo B' NA', questi due, questo e questo, sono congruenti perché sono la differenza tra l'angolo retto in N a destra dell'asse a sinistra dell'asse, quindi MN' e MNB sono entrambi retti. Se a questi tolgo questi due angoli verdi che sono congruenti perché questo triangolo è grande come questo, mi avanzano due parti blu che sono anche congruenti tra di loro, che sono complementari quindi di due angoli congruenti. La parte blu è complementare a quella rossa perché la loro somma fa l'angolo retto. Se due angoli sono congruenti ad angoli complementari, sono congruenti tra di loro. Per differenza, se vuoi, con l'angolo retto. Ok? Quindi, ripeto, per il primo criterio di congruenza, ABN, il triangolo ABN, è congruente a B' NA', e quindi anche questo lato è grande come questo. D'accordo? Altra proprietà delle isometrie, in quanto tali. Se che succede? Abbiamo visto cosa succede ai segmenti. Prendo un segmento e lo trasformo in isometria assiale e ottengo un segmento della stessa lunghezza. E gli angoli?
prendiamo un angolo alfa di vertice O e facciamo il suo simmetrico. Io ho O', alfa primo. Come sono alfa e alfa primo tra di loro? Se per simmetria assiale alfa va in alfa primo, le relazioni tra alfa e alfa primo sono congruenti. Per quale ragione? Questo è abbastanza semplice da dimostrare. Sul primo lato, sul primo angolo, alfa, prendo due punti, chiamiamoli A e B, due punti qualsiasi, ok? Allora per simmetria assiale A va a finire in A', B va a finire in B'. Ho appena dimostrato che OA è lungo come OA' e OB è lungo come OB', perché la simmetria assiale è un'isometria. Lo stesso vale per AB e AB'. Quindi per il terzo criterio di congruenza, il triangolo AOB è congruente a OA'B'. Quindi anche il lato alfa è congruente all'angolo alfa. Basta costruire dentro terra a terra un triangolo qualsiasi che abbia alfa come angolo interno. Ma A è A', un eventuale segmento tra A e A' deve essere perpendicolare. Certo. Certo. Quindi l'isometria conserva sì le misure dei segmenti e anche quelle degli angoli. E questo vale sempre. Qualsiasi isometria, in particolare la simmetria assiale. Prego. Ripeto. Costruiscolo sull'angolo alfa, sui due lati, prendo due punti qualsiasi, non importa dove li prendo. Basta che siano ovviamente diversi da O. Ok. E costruisco i loro simmetrici. A ha come simmetrico A' e B ha come simmetrico B'. Ok? Ma ho appena dimostrato che i segmenti simmetrici hanno la stessa lunghezza, quindi OA è lungo come OA', OB è lungo come OB' e AB è lungo come A'B'. Per il terzo criterio di congruenza i due triangoli sono congruenti e quindi anche tutti i loro angoli, in particolare alfa e alfa primo, sono congruenti. Prima di primo. Ok? È tutto chiaro? Possiamo vedere anche questo? Posso andare avanti? Sì, sì, ma ce la facciamo. Se prendo una retta che non sia l'asse, una retta qualsiasi, okay, e su questa prendo tre punti, A, B e C, che sono allineati, sia A, B e C, appartengono a una retta, chiamiamola R, ok? Allora i loro simmetrici A', B' e C' sono anch'essi allineati. Cioè la simmetria assiale trasforma rete in rete. Mantiene non solo le distanze ma anche l'allineamento tra punti. A' sarà qua circa, qui c'è B', qui c'è C'. Anche A' e C' sono sulla retta R. La simmetria di una retta è ancora una retta. Ok? Questo è anche facile da dimostrare perché se
A, B e C appartengono a R, vi ricordate la diseguaglianza triangolare? Cioè, se ho punti A, B e C, se questi non sono allineati, allora la somma AC più CB è più piccola di AB. Giusto? La somma di due lati di un triangolo è sempre più corta del terzo. Ok? Diventa uguale quando C è allineato ad AB. Se C fosse qua, allora, se C fosse qua, allora AC è uguale ad AB più BC. Ok? Nel nostro caso, essendo A, B e C allineati, significa che AC è uguale ad AB più BC. La distanza del primo dal terzo è la somma della distanza del primo, secondo e secondo terzo. Questo succede solo se sono allineati, se no qui dovrei mettere un minore se non fosse allineato. D'accordo? Ma siccome la simmetria assiale è un'isometria, allora ad AC posso sostituire A'C'. Al posto di AB posso scrivere A'B'. Al posto di BC posso scrivere B'C'. Quindi vale A'C' è congruente a A'B'B' più B'C'. Ma questo significa che A'B' e C' appartengono alla retta, alla stessa retta che chiamo R'.